Maia Cestero ha vinto la gara nazionale degli istituti di pasticceria, la quinta edizione. Maia, grazie a te. Questo festival è arrivato in provincia di Treviso, nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Un onere e un onore. Sì, sì, è assolutamente vero, perché poi hai tante persone che ti erano state a fianco già dall'inizio, che comunque sono felici per te, e poi porti in alto anche comunque la scuola e tutte le persone che sono state coinvolte all'interno di questo progetto. Com'è stato partecipare ad un concorso di questo livello e vincerlo? Inizialmente ero impaurita, come è giusto che sia, per le tante preparazioni da fare, essere impaurita anche dai tempi in cui eravamo messe dentro, però alla fine siamo riuscite, io e la mia compagna Aurora, a trovare una sintonia tale da abbattere tutte queste problematiche e lavorare in tranquillità, serene e essere tranquille a presentare la torta che poi ci ha permesso di vincere. Ci spieghi un attimo che dolce è riuscito a vincere questo titolo? Allora, innanzitutto la torta si chiama Preziosa, è una torta moderna stratificata con base sablé, realizzata con farina di mais Piadera, che è un mais sopra le colline di Vittorio, e nocciole del Piemonte. Poi è stata stratificata con una bavarese, la nocciola e il cioccolato bianco. Successivamente c'era un biscuit sempre al cioccolato e nocciole, un croustillon che era la parte croccante del dolce, che è stato realizzato con cialde di mais e nocciole e cioccolato, e poi infine, come ultimo tocco che abbiamo deciso di aggiungere, è stata appunto una gelatina di mandarino, che appunto dava quel tocco di freschezza che tendeva a ripulire il palato andando appunto a mangiarla.